Sabato 31 luglio 2021 è l'ultimo giorno di luglio e quest'oggi, come gli altri sabato, c'è la vaccinazione al Palasport. Lo diciamo per ribadire che abbiamo conseguito un risultato davvero ragguardevole: 50.000 vaccinati dal 1° aprile, 3 giorni a settimana. Il Palasport ha permesso a 50.000 persone di vaccinarsi, ma noi lo diciamo perché siamo qui a ribadire la necessità di vaccinarsi. Vaccinarsi, 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 perché è l'unico modo per poter tornare alla vita normale, a poter stare insieme in sicurezza. Ma proprio anche per favorire questo, abbiamo messo in campo un servizio per le persone non abili digitalmente. Il venerdì, dalle 9 alle 12, il venerdì che è giorno di mercato a San Vito, si può venire in sala tecnica vicino alla sala consiliare e portare con sé la tessera sanitaria oltre il cellulare, e chi non è in grado di scaricare il Green Pass, il passaporto verde, viene aiutato, viene fatto da parte dei volontari che sono lì presenti. È un'iniziativa che già è cominciata venerdì scorso con successo. Le persone sono rimaste molto soddisfatte perché ci sono tante persone che ricevono il messaggio ma non riescono a scaricare. Noi lo facciamo il venerdì dalle 9 alle 12, ma sempre perché siamo convinti che bisogna essere, per il 6 tra l'altro, attrezzati, proprio perché bisogna vaccinarsi. Detto questo, passiamo a qualche altra notizia. Oggi, sabato 31 luglio, viene aperto il nuovo parcheggio di Prodolone, parcheggio MERS Prodolone, lo abbiamo chiamato così per richiamare la casata originaria dei MERS, vicino lì c'è il palazzo MERS, dalla quale poi nacque quella dei Prodolone. Quindi questo bel parcheggio è stato aperto quest'oggi. Anche per festeggiare questo, questa sera avremo un concerto che vuole essere un omaggio ai Dire Straits. È un omaggio ai Dire Straits, questo famosissimo complesso che molti conoscono, che sarà ovviamente ricordato attraverso la riproposizione dei loro motivi alle ore 21, Piazzale della Chiesa a Prodolone, proprio quest'oggi. Detto questo, andiamo anche a ricordare altri due appuntamenti di domani, domenica 1 agosto. Beh, vi è una bellissima iniziativa nell'ambito dei corsi di musica antica del Maestate, questi corsi di musica antica che vengono organizzati dall'Associazione Antiqua. Beh, domani sera alle 21 all'auditorium del Centro Civico, concerto grosso, il MA Orchestra con solisti di fama internazionale diretti da Giovanni Antonini. Ripeto, domani sera, domenica 1 agosto, ore 21. Ma domani vi è anche un altro grande appuntamento rivolto alle famiglie, familiarmente, con Cristina D'Avena. Cristina D'Avena a San Vito alle ore 21 in Piazza del Popolo. In familiarmente questo concerto rivolto alle famiglie. D'altra parte, i motivi di Cristina D'Avena sono motivi rivolti alle famiglie. E abbiamo cominciato con questo nostro impegno perché tutti abbiano a vaccinarsi. Beh, concludiamo anche con l'impegno che stiamo portando avanti per offrire, come dire, anche arredi adeguati alla nostra cittadina. E in questo quadro voglio ricordare che sono in corso quella che è la scarnificazione, cioè prima di asfaltare bisogna scarnificare, questo è il termine tecnico. Ecco, si sta procedendo alla scarnificazione che terminerà entro il 6 di agosto in via Magellano, in via Bottari, in via Pradis, in via Gorizia, in via Pradivalle. Questa scarnificazione, che è la premessa per poter asfaltare,
terminerà entro il 6, poi la ditta che è stata incaricata di procedere all'asfaltatura va in ferie. Quindi questo significa che rientra il 22 e il 23 queste vie saranno asfaltate. Ecco, queste sono dentro quel pacchetto di vie che stiamo asfaltando e che avranno anche un prosieguo con quello che sarà il quarto lotto. Ma ci teniamo a dire questo, ovviamente scusandoci, perché ogni volta che c'è un lavoro stradale è chiaro che c'è qualche disagio. Noi però sapete bene che lo facciamo per rendere più bella, più agevole, più sicura, più fruibile ogni parte del nostro territorio. Queste sono le vie che abbiamo voluto indicare per mettere a parte i cittadini di quanto